Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pensarti lì, solo su quel legno, e sapere che il mio peso è lì, sopra di te. Sapere che adesso il debito è pagato, tu l'hai cancellato e hai fatto questo per me, solo per me. Pensarti lì nella morte viva e sapere che la mia pace è lì dentro di te, sapere che hai preso la disperazione, ogni lotta e divisione, e hai fatto questo per me, solo per me. Per me hai fatto questa pazzia, per me. Per me è troppo forte, troppo grande, e io devo cantare e gridare che sei tu la mia pace, tu che hai dato la vita per me. Sei tu la mia pace, voglio dare la vita per te. In quale regione storica del vicino Oriente cresce Gesù? Attenzione, non la regione in cui nasce Gesù, ma quella in cui cresce. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: costui è davvero il profeta. Altri dicevano: costui è il Cristo. Altri invece dicevano: il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo? E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi, dai sacerdoti e dai farisei, e questi disse loro: perché non lo avete condotto qui? Risposero le guardie: mai un uomo ha parlato così. Ma i farisei replicarono loro: vi siete lasciati ingannare, anche voi ha forse creduto in lui. Qualcuno dei capi o dei farisei: ma questa gente che non conosce la legge è maledetto. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: se forse anche tu dalla Galilea studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ciascuno tornò a casa sua. Thank you.
secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza che c'è in me. Cessi la cattiveria dei malvagi, rendi saldo e giusto, tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto. Ma liberaci dal male.